Secondo giorno di visite sull'Ario per il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Dopo aver inaugurato a Tremezzo la stagione estiva 2021, oggi la visita nell'iconica Villa Olmo di Como. Per la ripartenza del settore turistico, cruciali le risorse messe in campo dal governo, l'estensione del super bonus e il ritorno dei visitatori stranieri. Riparte finalmente bene, perché ci sono due grosse novità: la vaccinazione, che vuol dire che non si richiude in autunno come è successo l'anno scorso, quindi la stagione continuerà anche in autunno, ci sarà di nuovo la stagione invernale, eccetera, piccola grande novità. La seconda è che tornano i turisti stranieri, chiaramente gradualmente, però intanto arrivano europei, poi arriveranno dagli Stati Uniti, ci sono già le prime prenotazioni importanti e si prosegue, per cui insomma si riparte alla grande. Poi qui siamo in un posto meraviglioso, le potenzialità sono enormi, ma anche qui c'è tanto da fare. Alleati del turismo, secondo il ministro, sono anche i numeri positivi che emergono dal piano di vaccinazione in Lombardia, numeri che hanno assicurato un buon inizio nei primi mesi estivi, anche se a livello locale rimangono alcuni nodi da sciogliere. È evidente che qui c'è un problema. Sul lago di Como penso che la priorità assoluta sia far tornare la navigazione di competenza regionale. Lo Stato non gestisce bene questo servizio. Visto che non lo vuole gestire bene, lo lasci a chi lo vuole fare meglio. Concorde sulla necessità di trovare nuove misure per migliorare il turismo del territorio anche l'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli, che ha accompagnato il ministro Garavaglia durante la visita a Como. Abbiamo tanta strada ancora da fare, però credo che puntare su un turismo accessibile a tutti e di qualità sia la carta vincente, la strategia per il futuro. Io conosco la grande sensibilità che il ministro Garavaglia ha nei confronti delle persone più fragili e quindi sono sicura che insieme potremo mirare anche a delle strategie che porteranno più successo anche per le nostre città e per i nostri comuni.